a tutti, questa è la presentazione del progetto Cuori in gabbia, la storia di Aldo e Laura. Un padre e una figlia alle prese con i soliti problemi, ma non proprio soliti. È il film di tutti i Melteplotter, è anche il tuo film. E questo perché abbiamo rispettato la meritocrazia. Al quarto posto, in termini di punteggio individuale, nella mia squadra c'era mia sorella. Ma io non ho permesso, e né lei ha voluto, che venissero scavalcati Yama Maxwell e Xander, che avevano lavorato molto più tempo e con molta più dedizione di lei. Quindi lei è rimasta felicemente a casa con la voglia di sostenerci e votarci. Ogni singola frase, ogni singolo episodio di questa storia rappresenta il vissuto di decine e decine di Melteplotter che hanno contribuito donando piccoli assaggi della loro esperienza di vita e della loro anima. Ho incontrato Xander in questo percorso e insieme abbiamo iniziato a scrivere, trovando divertente sempre tutto quello che scrivevamo, e l'apporto poi di Barbara, di Belinda, di Mac Santori, di Giovanni, di tutte le persone che ci hanno aiutato in questa impresa l'ha fatta diventare più corposa. Dal divertimento si è passato a qualcosa di serio. Cuori in gabbia, la storia di Aldo e Laura, al ritmo del poliziesco, con tutte le caratteristiche di un poliziesco: sparatorie, inseguimenti, indagini di polizia, però non è mai come sembra. E quindi noi ci troviamo pian piano a essere introdotti in temi sociali importantissimi, dei quali abbiamo un'informazione ancora molto scarsa in Italia. La storia di Aldo e Laura così è iniziata. In essa si intrecciano le esistenze di diversi personaggi. Ognuno di essi è un portatore di una differente tematica. Dopo la morte dell'adorata mamma, la studentessa universitaria Laura torna a vivere col papà, il genitore che le ha abbandonate per una storia di presunto adulterio. Sono un padre e una figlia in collisione tra loro, non si capiscono, cercano di capirsi con tutte le loro forze. E l'impossibilità di riconciliarsi, per un paradosso, dipende proprio dalla ragazza, perché lei è apparentemente quella che fa sempre le cose giuste, quella che ha subito l'abbandono del padre. Eppure il suo cuore è tenuto in gabbia da due elementi: la voglia di giudicare e il rancore, del quale non riesce a liberarsi. Ma i nostri personaggi sono come diamanti grezzi, che nell'arco della storia arrivano a brillare di luce propria. E così si scopre che Aldo non ha abbandonato la famiglia, anzi si è fatto carico di un dolore grandissimo, che è stato quello di allontanarsi dalle uniche due donne della sua vita, la moglie e la figlia, per motivi di sicurezza. Le parti della storia più divertenti e ironiche molte volte ci trovavamo io e Alessandro a scriverle durante la notte, mentre le parti più, diciamo, profonde, più impegnative sul trapianto degli organi, sull'abuso, le trattavano Barbara e Belinda, direi, con estrema delicatezza, brave. Un aneddoto significativo della trattazione dell'abuso all'interno della storia è stato il ricevere una cinquantina di dichiarazioni all'interno della mia posta privata di Facebook di psicologi piuttosto che di persone che sono state realmente abusate, che mi chiedevano se avessi mai vissuto anch'io questo dramma. Questo mi ha dato la certezza che stavo trattando correttamente l'argomento, ma mi ha dato anche la responsabilità di parlarne ancora più apertamente per rompere il silenzio. Sofia è la migliore amica di Laura, apparentemente spregiudicata, perfettamente in linea coi tempi che viviamo, dove tutto viene consumato velocemente. Eppure Sofia nasconde un segreto terribile che si scopre quando incontra l'unico ragazzo che decide di rispettarla. Abbiamo assistito ad un continuo affezionarsi a Laura, Aldo, Giorgio e gli altri personaggi da parte di moltissimi Melteplotter. Quindi questo vuol dire che la storia piaceva già dall'inizio. Già in fase di stesura della trama c'è stato un calcolo prospettico dei costi di quello che sarà poi il film, perché è bellissimo lavorare di pura immaginazione, però poi per passare dalla fantasia alla pratica bisogna stare all'interno di un budget, e questi budget per il cinema sono sempre più stringati. Quindi abbiamo pensato a location disparate che potessero attingere sia ai fondi delle film commission delle varie regioni italiane, sia ai fondi media, quindi a location al di fuori dell'Italia, ma all'interno dell'Unione Europea. Penso che la cosa più importante sia far arrivare alla gente quanto cuore ci abbiamo messo dall'inizio alla fine. Sono state due settimane lunghissime. Noi, io e Alessandro, facevamo le notti, Barbara e Belinda facevamo le mattine. C'era sempre comunque qualcuno che ci spingeva, ci faceva andare avanti.
Dobbiamo farcela, ragazzi, dobbiamo farcela. Inserire il tema religioso all'interno di un poliziesco rappresenta una mossa vincente, anzitutto in risposta al crescente desiderio di spiritualità che, grazie a Papa Francesco, coinvolge e incuriosisce anche gli atei. Poi perché, se analizziamo i dati numerici della presenza degli italiani nei santuari mariani nel mondo, affronteremo un range che da Medjugorje a Lourdes a Fatima va dagli 8 milioni ai 40 milioni di italiani. E secondo voi, quanti di quei 40 milioni di italiani potrebbero andare a vedere questo film? Non bisogna avere pregiudizi, perché molto spesso noi non siamo al corrente del contenuto di quei temi religiosi e per poter decidere, per poter essere liberi, li dobbiamo conoscere. Questo è il motivo per il quale all'interno della trama la Madonna di Medjugorje diventa l'icona che permette al bene di trionfare. Ma i personaggi di Cuore in gabbia, la storia di Aldellaura, sono talmente tanti e ben caratterizzati che, visto che questo pitch è rivolto ai melt-e-plotter, vi invito ad andare a leggere la trama per scoprire molto di più di quello che vi abbiamo raccontato noi. E tutte queste storie si riuniscono pian piano, orbitano intorno l'una all'altra. E con le sbarre del mondo criminale sullo sfondo, tutti devono cercare di fare conti con il proprio vissuto. E devono cercare di liberare i loro cuori in gabbia. Questo è il film di tutti i melt-e-plotter e tutti quanti, secondo me, dovrebbero partecipare alla realizzazione del film. In tempi non sospetti, era il secondo giorno di mia partecipazione. Ho scritto un'email alla redazione e ho detto: mi sono resa conto che ci sono melt-e-plotter molto più accaniti di me che stanno riscoprendo il valore dei sogni, perché purtroppo in Italia le contingenze economiche ci hanno tolto anche il diritto di sognare. E invece questi ragazzi piano piano hanno riscoperto proprio questo. E quindi decidete voi quale sogno far realizzare. Una sceneggiatura veramente unica. Proprio per questo bisognerebbe fare il film Cuore in gabbia, la storia di Aldellaura.